Michael e Ilaria, 40 anni in due, con la loro freschezza giovanile, sono per i clienti il terzo luogo tra il lavoro e la famiglia. Per questo, al Caffè Revolution c'è l'atmosfera giusta per rincasare con il buon umore. Il Caffè Revolution è in via Pomarancio 8, ad Umbertide, zona Grattacielo. Un cordiale buonasera da Antonio Palazzetti, benvenuti a questa puntata speciale dedicata al calcio di prima categoria, girone A, ai raggi X, per analizzare questa bellissima stagione per una serie di motivi. Perché sicuramente è stato un girone molto interessante, appassionante, avvincente, ma anche perché è stato un girone dove ci sono stati veramente tanti tanti derby, e qui abbiamo i rappresentanti naturalmente dell'Alta Valle del Tevere per commentare, per parlare, per approfondire vari temi. Poi ci sono degli argomenti caldi, dalle fusioni, che dovremo vedere insomma se si sanciranno nel corso di queste settimane, e poi parleremo anche di calciomercato. Ma fatemi subito dire che siamo tornati presso la trattoria da Volpelli. Ringraziamo subito Marco, il titolare. Venite per i pranzi, per le cene qui al Calzolaro, in questa bella location dove si mangia molto molto bene. Detto questo, poi vedremo insomma se interverrà il diretto interessato, che poi è parte coinvolta, potremmo dire, di questa trasmissione, visto che fa parte dell'organigramma del Calzolaro Calcio. C'è un rappresentante naturalmente in questa serata qui davanti alle telecamere di TRG Canale 11. Vado a presentare subito gli ospiti. Partiamo da Luca Marini. Buonasera Luca, e soprattutto come stai? Tutto bene? Buonasera a tutti, abbastanza bene. Spieghiamo il motivo, perché voglio dire, sei qui e sono veramente felice, vista l'amicizia, visti i buoni rapporti. Poi sei un appassionato e anche un esperto di calcio, sia professionistico che dilettantistico, quindi mi faceva molto piacere insomma che fossi presente. Ma sei tornato insomma dopo un periodo un po', come dire, di work in progress, la dico così. In modo ottimistico, l'hai detta tu, diciamo, ho avuto un problema giovedì passato al cuore, si sta risolvendo, quindi è la seconda uscita che faccio da giovedì, e mi auguro, diciamo, che il proseguo sia senz'altro che ritorni come prima e con tutta tranquillità. Assolutamente, questo è l'augurio naturalmente da parte mia e di tutta la redazione che rappresento in questo momento. Con Luca parleremo sia di calciomercato ma anche dei promossi e dei bocciati di questo girone A di prima categoria. Ma andiamo subito da colui che ha lo scettro, potremmo dire, di questo girone, di questo campionato, Federico Barontini. Buonasera a tutti. Buonasera Federico, sicuramente molto molto soddisfatto. Due battute su questa annata straordinaria del tuo Selci. Ma l'hai detto te, insomma, un'annata straordinaria con grandi numeri, non solo da parte nostra ma anche della Virtus San Giustino e del San Lorenzo Lerchi, che sono arrivati a 70 e 68 punti contro i nostri 72. Quindi un campionato bellissimo, avvincente fino alla fine. L'abbiamo spuntata noi, credo con merito, grazie alla nostra regolarità. Quindi che dire, insomma, a Selci c'è grande festa e siamo tutti molto contenti, anche se questo campionato è finito e la società già si è messa al lavoro per il prossimo. E qui poi apriremo proprio questo argomento con te Federico, ma passiamo dal Selci al Calzolaro Calcio. Gioca in casa il factotum, nonché segretario del Calzolaro Calcio, Angelo Montanucci. Buonasera a tutti. Promossi e bocciati, subito a bruciapelo di questo girone, così poi riprendiamo una delle argomentazioni centrali di questa sera, ma ce ne sono tante tante altre. Promosso sicuramente il Selci, che come ha detto il suo mister ha fatto un campionato regolare più che mai. E bocciati, è una parola grossa dire bocciati, diciamo la prima che mi viene in mente è Promano, che secondo me doveva avere col potenziale che aveva non poteva fare di più. A microfoni spenti, però a telecamere spente hai detto anche un'altra squadra, vediamo se ce la dici anche a telecamere accese. Io lo dico senza problemi. Sono andato ieri a vedere lo spareggio, secondo me una delle più accreditate, se non la più accreditata all'inizio del campionato, era il San Lorenzo Lerchi,
Mo a pensare che è bocciata dopo l'evento anche di ieri mi sembra un po' pretestuoso da parte mia, però sinceramente col potenziale che aveva pensavo che avrebbe fatto di più. Fermiamoci qui, naturalmente poi riprendiamo questa argomentazione, sentiamo anche gli altri ospiti, ma lasciamo per ultimi, non per importanza, perché secondo me, a mio parere, si tratta delle due squadre rivelazione in positivo di questo campionato. Il Monte Acuto di Riccardo Bruschi, buonasera mister e complimenti per l'obiettivo raggiunto. Salve a tutti, buonasera, grazie mille. Due battute, Riccardo, anche con te sulla stagione, perché il club umbertinese si è tolta veramente una grande soddisfazione al primo anno in prima categoria. Sì, al primo anno in prima, un anno certamente difficile, un anno di esperienza per quasi tutti quanti, perché è stata dura, siamo partiti un pochino tardi rispetto a tutti quanti, e però con un grande gruppo, devo dirlo, perché comunque girare ad 8 punti e chiudere a 30, penso che solo se sia un grande gruppo è possibile farlo. Si sono allenati per tutto l'anno senza dire niente, in 15, 16, 17, e penso che questo debba dare un grande applauso a tutti loro. E vogliamo rimarcarlo, Riccardo, in un girone dove comunque ci sono stati degli investimenti molto molto importanti, mi riferisco soprattutto alle prime della classe, c'è un Monte Acuto che si salva con budget zero praticamente, possiamo dirlo così? Diciamo, purtroppo sì, purtroppo budget zero, è vero, e nessuno ha preso nemmeno un euro dal primo all'ultimo giocatore, tutti a budget zero, quindi è veramente un grande gruppo, ha tenuto duro, allenati in silenzio, non percependo nemmeno un euro, è vero. In un girone dove ci sono stati tantissimi derby umbertinesi, poi riprenderemo anche questo aspetto perché è un altro record nella storia del calcio umbertinese, tutte le squadre nello stesso girone, nello stesso campionato. Andiamo all'altra squadra rivelazione, abbiamo il presidente, il numero uno potremmo dire, Giorgio Bettacchioli del Cerbara Calcio, altra squadra che ha fatto un campionato molto molto positivo. Complimenti presidente. Buonasera a tutti i telespettatori e grazie per gli auguri e la sua previsione. Presidente, sotto sotto però un pensierino ai playoff ce l'aveva fatto, considerando insomma un po' l'andamento, il trend di questo guardi, Cerbara? Guardi, io devo dire che al cospetto di tre squadre che si sono classificate ai primi tre posti, lì c'era poco da fare. L'unica cosa è vero. Non doveva essere un campionato più che regolare, come ha detto mister Barrontini, noi dovevamo fare dei miracoli che purtroppo quest'anno non eravamo attrezzati. Però sono veramente soddisfatto dell'andamento del campionato, ci siamo piazzati al quinto posto, naturalmente in posizione playoff, ma naturalmente la distanza delle tre corazzate che erano davanti non ci hanno permesso di arrivare appunto a fare gli spareggi. Per il resto devo ringraziare tutta la società, il nostro allenatore, i giocatori, quali si sono allenati in maniera costante ed erano sempre presenti e interessati e volonterosi fino alla fine. Possiamo dire, presidente, che il mister si è guadagnato la riconferma per il prossimo anno? Ma diciamo che io, per l'attaccamento che ho sia all'allenatore sia ai giocatori, io riconfermerei anche il gatto che ogni tanto passa lì per il campo, no, veramente. Devo dire bravi a tutti e non mi sento di bocciare assolutamente nessuno. E poi presidente arriveremo anche al tema caldo di quest'estate, naturalmente ce lo porteremo avanti e dedicheremo anche uno speciale, una puntata proprio alle varie fusioni del territorio, perché comunque Città di Castello ma anche Umbertide vanta delle realtà sportive importanti tra cui il Cerbara Calcio. Ora vedremo insomma che cosa accadrà da qui all'estate. Va bene, ne parleremo allora. Grazie. Ricominciamo, grazie a lei presidente, ricominciamo da Luca Marini insomma un po' con le carte di questo girone, entriamo sui dati. C'è stata una lotta a tre che ricorda comunque anche i campionati professionistici, veramente si è giocato a una media punti pazzesca per quanto riguarda le prime della classe, poi andremo a vedere anche i dati con il record per dire di minor sconfitte della Virtus San Giustino, soltanto due in questo campionato, il Selci che ha vinto meritatamente il torneo con una media molto molto alta,
Secondo te che campionato è stato a livello qualitativo, a livello tecnico? Perché sicuramente, possiamo dirlo questo a chiari lettere, è stato sicuramente molto molto avvincente tra i più belli dalla Serie D alla seconda categoria. A livello tecnico, qualitativo, secondo te Luca, che sei un esperto? Allora, a livello tecnico, io diciamo questo campionato secondo me quest'anno ha avuto un successo enorme, ma il successo oltre ai derby, come parlavi tu, i numerosi derby, perché delle 4-5 squadre alto tiberine era normale che, no, minimo c'erano 10 derby in tutto il campionato, ma la cosa più importante che ho visto un aumento di sportività, un aumento di professionalità in campo tra giocatori, che poi a sua volta si è ritrasmesso anche nelle tribune. Mi è capitato di sovente durante l'anno di vedere partite con 400 spettatori, 500 spettatori, ma 500 spettatori in un clima sportivo. Ho vissuto il derby Celtic San Giustino, ho vissuto anche altri derby, ma con tanti spettatori, ma sia in campo, i giocatori, sia negli spalti, proprio un vero clima sportivo. E questo credo che sia indice di un livello professionale che le società, diciamo, si sono incanalate, si sono premesse dagli allenamenti settimanali, dai lavori estivi nella conformazione delle rose, perché poi le attitudini in campo le fanno i giocatori e la guida della società con la mano dell'allenatore. Credo che ci sia da fare un plauso a tutte queste società che hanno dato vita ad un campionato di prima categoria che ancora, diciamo, sostanzialmente ai sgoccioli, ma si è rimasto l'ultima partita importantissima per San Lorenzo Lerchi, a un campionato veramente che ha creato un interesse, come dicevi tu, superiore a categorie di livello più alto. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, è indubbio che la differenza in queste categorie la fa nello scegliere quei due o tre giocatori che all'interno della rosa, come si suol dire dentro lo spogliatoio, portano un po' il carro, nel senso fanno maturare i ragazzi più giovani e portano in campo, diciamo, le direttive, che poi le idee che il mister durante la settimana lavora, ma è logico che appoggiare le proprie idee al ragazzo giovane diventi più difficile, appoggiare la propria idea ai due o tre giocatori più esperti diventa più facile e più trainante per tutta la squadra. E quindi credo che il tasso tecnico in queste squadre, nelle prime tre, come ha detto il presidente Bettacchioli, è logico che era alto come tasso tecnico. Io ho visto anche partite di promozione, credo che siano tre squadre, le prime tre classificate, con un rullino di marcia impressionante, 72, 70, 68 punti, 4 sconfitte il Selci, 2 sconfitte il San Giustino, non mi ricordo bene l'Erchi, ma cioè, sono numeri altissimi. Credo che il Selci ha camminato a rullino di marcia impressionante, perché altrimenti avrebbe San Giustino con l'Erchi, erano subito, non c'era possibilità di errore. Credo che Federico abbia ingranellato a un certo punto una serie di risultati consecutivi, no, prima 8, e quindi quella la continuità l'ha fatta la differenza. L'unico appunto che mi faccio io, diciamo, che riguarda più il settore che piace più anche a me, c'è stata una crescita professionale, come ho detto prima, notevole in tutte le società. Tasso tecnico ottimo, perché ci sono giocatori che sono scesi nella prima categoria con la convinzione non di venire a passare le domeniche, ma di impegnarsi e di qualcuno, diciamo, proprio di rimettersi in gioco, no? Federico ne è consapevole con qualche giocatore che l'ha avuto in rosa. L'unica cosa che mi piacerebbe ancora sottolineare è che se giocasse qualche giovane in più, sicuramente non perderemmo di visibilità e sicuramente creeremmo ancora più entusiasmo di quello che abbiamo vissuto e daremmo ancora più possibilità. So che non è facile, perché i risultati molte volte, no, sono importanti. So che non è facile perché alcune società magari non hanno la juniores oppure non hanno il settore giovani di dietro, perciò credo che sia. Però questo qui, diciamo, quest'anno qui che si sta concludendo, credo che debba essere un punto di partenza per rivalutare anche categorie come la prima, che qualche anno fa erano
considerate da giocatore, no, ma io prima non scendo, se scendo voglio chissà quanto. Quest'anno ho visto giocatori scendere dall'eccellenza, calcare i campi di prima categoria con impegno e come si dice, diciamo, nel gergo, senza tirare indietro la gamba. Ecco, proprio a tal riguardo vorrei far intervenire proprio Federico. In un girone così equilibrato per le tre squadre di testa, quando ti sei reso conto che potevi veramente farcela? Cioè, quando è stato, se c'è magari una partita oppure una fase del campionato che ti ha dato sicurezza, ti ha fatto capire che poteva essere l'anno giusto? Ma direi che la partita a Padule all'andata, mi sembra che fosse intorno alla decima, undicesima, che tra l'altro siamo arrivati abbastanza decimati, ho dovuto addirittura disputare una mezz'ora anch'io perché eravamo 16 contati, quindi, e lì ho capito che la forza del gruppo ci avrebbe portato lontano, perché hanno giocato molti giocatori che fino a quel momento avevano disputato pochi minuti e abbiamo dovuto giocare l'ultima mezz'ora in 10, e quindi lì probabilmente, tra l'altro abbiamo, insomma, portato a casa un 1-0 importantissimo, una vittoria. Io ho capito veramente che c'era un gruppo straordinario, perché anche i giocatori che erano fuori, chi squalificato, chi infortunato, ha dato il proprio contributo, e quando ti rendi conto che c'è un gruppo del genere sai che puoi arrivare a traguardi importantissimi. Stessa domanda per Riccardo Bruschi, però ad obiettivi diversi, naturalmente con il suo Monte Acuto. C'è stato un momento nel quale ci hai veramente creduto, considerando comunque c'erano delle avversarie, lo ricordava anche Angelo, come il Promano, come il Monte Castelli, che sono anni comunque che navigano in queste categorie. Diciamo che dopo la partita persa con il mister Barontini siamo andati a vincere a Promano, e lì è stata veramente quella partita che ci ha fatto credere ancora di più. Ci ha fatto credere, già prima ci credevamo e ci abbiamo sempre creduto nel poterci salvare. Però la partita vinta a Promano, soffrendo moltissimo, ci ha dato quella per poi dopo fare una scia di 4 vittorie consecutive che ci hanno portato fuori da quei bassi fondi in cui eravamo caduti, perché a parte il Fratticiola, che era ultimo, ormai un pochettino distaccato da tutti, c'eravamo solamente noi dietro. Però quella vittoria fatta con l'unghie, con i denti, giocando anche in un campo piccolo, era anche messo male come terreno perché aveva piovuto molto, ci ha dato la spinta giusta per poi dopo riprenderci. Senti Riccardo, che cosa vuol dire per un umbertidese vincere ad Umbertide con il Monte Acuto e battere la Tiberis 3-0, se non ricordo male? Sì, ad Umbertide, veramente con tanto pubblico, una bella giornata contro il blasone, potremmo dire, della città, perché la Tiberis comunque, come detto, è una società gloriosa con oltre 100 anni di storia. 104 anni di storia contro 7, 8 credo, e un blasone differente logicamente, e io ci ho giocato una vita con la Tiberis, ci ho anche vinto il campionato di eccellenza, e vincere contro la Tiberis ha dato una gioia immensa a tutti quanti, a me e a loro che hanno giocato veramente una signora partita, come hai detto tu, davanti ad un pubblico che a Umberti e forse al Città di Torino erano anni che non si vedeva, veramente. Vero, confermiamo. Senti Angelo, un altro dato sicuramente importante è vedere 5 squadre umbertidesi nello stesso girone, nello stesso campionato, non era mai accaduto nella storia del calcio Alto Tiberino ed Umbro. Che cosa ne pensi di questo? Penso che qualche società, ha parlato prima il mister, scusate, questo campionato non è il suo, e parlo della Tiberis certamente, però per il resto io credo che è stato avvincente, è stato un anno sotto questo profilo con questi bel derby che ci ha permesso anche di esprimerci, magari di confrontarci con delle realtà che probabilmente qualche anno fa non avresti mai pensato. Insomma, incontrare la Tiberis, adesso è 2 anni che incontriamo la Tiberis, per il Calzolaro con 400 abitanti, una società che sì ha 30 anni, però ha viaggiato sempre in seconda, prima categoria, affrontare queste realtà è stata una cosa importantissima. Poi
Io vorrei ritornare al discorso che ha fatto prima della correttezza che c'è stata in questo campionato, specialmente, ma con tutte le società, ma con tutti questi derby, con una presenza massiccia di persone delle domeniche, veramente, che sembrava di essere in altri campionati, in altre realtà. E beh, devo dire, io prima di tutto faccio un plauso alla nostra società per il comportamento che ha avuto, ma penso che dove siamo stati, e ieri faccio questo plauso, questo appunto per fare un plauso alla partita che ho visto ieri. Sono andato a vedere lo spareggio San Giustino e sinceramente ho visto una correttezza sia del pubblico che in campo che veramente veramente importante. Riccardo Bruschi, conosci molto bene Umberti, ma conosci molto bene anche Pierantonio. Ecco, a Pierantonio giunge una notizia che dobbiamo per forza analizzare. Il presidente Filippo Maggesi vuol lasciare il comando della società. Ci sarà proprio una riunione domani sera, un meeting voluto proprio anche dagli altri dirigenti, perché comunque parliamo di Pierantonio, un'altra società importante dopo anni in Serie D, in eccellenza, a primeggiare. Comunque parlava della Tiberis giustamente Angelo Montanucci, anche Pierantonio riveste un ruolo centrale del territorio. Si parla addirittura di azionariato popolare. Che cosa ne pensa Riccardo Bruschi? Perché chiaramente bisogna ricreare una società, sempre che il presidente non ci ripensi, perché se ci ripensasse a quel punto cambierebbero tutte le carte in tavola. Però ad oggi pare convinto comunque di voler lasciare il timone. Che cosa si prospetta, Pierantonio, secondo te, Riccardo? Tu che conosci bene la piazza, che sì, è una piazza anche calda comunque del territorio. È una piazza molto calda. Io ci ho allenato un anno e con Maggesi presidente. Ho sentito pure io questa notizia, non so, sono cose delicate, non so quello che succederà. Sicuramente credo che il calcio a Pierantonio non debba morire. Credo che sia come piazza, sia come gente, sia come cittadina, piccola cittadina, credo che meriti questa categoria, se non anche altre, perché comunque ha sempre dato molto al calcio umbro. Non so quello che accadrà, io spero e credo che comunque continui il calcio a Pierantonio, ne sono certo e lo spero. Ci l'auguriamo tutti, naturalmente. Che cosa ti senti di dire al presidente Maggesi? Ma ripensaci forse, non so quale cosa l'abbia spinto a pensare questo, però ha fatto molto, molto bene in questi anni, in questi 5-6 anni che è stato al timone, quindi credo che ci possa anche pensare su qualche notte. Vi convince l'ipotesi di un azionariato diffuso? Luca, che ne pensi di questa ipotesi, insomma, che non è ancora tramontata peraltro, in queste ore è una delle ipotesi principali, così ci dicono da Pierantonio. Ma guarda, io credo che il calcio inizi proprio dalla società. La società sia la base di tutto quello che poi si profana durante i 12 mesi di attività. Questo del ristorante popolare sicuramente fa parte di un aspetto passionale, ma è già difficile mettere insieme una società con un presidente che sia garante di un consiglio direttivo che poi abbia un aspetto decisionale su tutto quello che è la conformazione dell'organigramma, giocatori, allenatore, magazziniere. È già difficile una società normale, no? Tenere gli equilibri per tutti i 12 mesi. Questo dell'astronato popolare sicuramente, se dovesse sparire una società come il Pierantonio, con tanti anni di attività agonistica, dispiace a tutti quanti, perché chi ha giocato a calcio ognuno ha i ricordi anche col campo vecchio del Pierantonio, non con questo nuovo, no? con le esperienze di partite accese. Però questo razionato popolare credo che sia solo l'aspetto passionale, perché veramente è già difficile con una società poter strutturare questo. Se poi deve essere l'ultima carta da giocare per salvare il Pierantonio, ben venga anche questa qui, ma non conosco il presidente, ma credo che mi allego all'augurio suo, forse per il bene del Pierantonio una notte in più ci ripensi, oppure qualcuno lo affianchi in queste che sono poi passioni, ma sono anche dispendi di energie,
fisiche, economiche, familiari, quindi evidentemente il presidente dopo 5-6 anni si sentirà un attimino stanco, perciò mi auguro che qualcuno dell'entourage del Pier Antonio abbia, diciamo, la volontà di affiancare il presidente per il proseguo, per evitare proprio questo dell'azionato popolare. Ce lo auguriamo, anche perché ci sono sicuramente dirigenti molto molto appassionati a Pier Antonio, quindi vedremo che cosa accadrà. Capitolo fusione sul Tifernate che riguarda le principali società, non solo di prima categoria, e poi c'è il capitolo Madonna del Latte San Secondo da affrontare insieme al presidente del Cerbara Calcio, insieme a Luca Marini, insieme a tutti gli altri ospiti. Ma prima un breve break pubblicitario, rimanete con noi perché c'è il tema della fusione, c'è il tema del calciomercato in compagnia degli ospiti qui presso la trattoria da Volpelli a Calzolaro. Restate con noi, ritorniamo fra pochi istanti. Ilaria, 40 anni in due, con la loro freschezza giovanile sono per i clienti il terzo luogo tra il lavoro e la famiglia. Per questo al Caffè Revolution c'è l'atmosfera giusta per rincasare con il buon umore. Il Caffè Revolution è in via Pomarancio 8 ad Umbertide, zona grattacielo. Bene, rientriamo qui presso la trattoria da Volpelli per aprire il tema che riguarda la famigerata fusione. Io partirei proprio dal presidente del Cerbara, Giorgio Bettacchioli. Diamogli pure il microfono, perché mi pare di capire, presidente, che ci siano due aspetti, insomma, due aspetti paralleli che vanno comunque di pari passo: l'aspetto del settore giovanile e l'aspetto delle prime squadre. Vogliamo affrontarli entrambi uno ad uno? Che cosa ci dice, qual è il ruolo del Cerbara Calcio all'interno di questo progetto che vedrebbe comunque una società di riferimento a Città di Castello? Sì, intanto famigerato fusione non la definirei, io parlerei di un progetto interessante portato avanti da due società gloriose come il Lerchi e Madonna del Latte San Secondo, le quali hanno un progetto di diffondersi e, diciamo, creare una nuova società che ambisca a categorie anche superiori a quelle che sono di partenza. Per quello che riguarda il Cerbara, fa parte di un progetto di collaborazione, ripeto, non di fusione come società Cerbara, perché Cerbara rimarrà sempre una squadra perlomeno di prima categoria per il momento, poi vedremo in seguito. Per quello che riguarda invece il settore giovanile c'è un discorso di collaborazione, dal momento che noi abbiamo una scuola calcio, e non per vantarci, ma dopo 4 anni, inizia adesso il 4º anno di collaborazione con l'Empoli Calcio, che è una delle società professionistiche a livello giovanile all'avanguardia insieme all'Atalanta, i nostri allenatori si stanno formando con la scuola calcio di Empoli, e ci sono degli scambi. I nostri allenatori ogni 15 giorni vanno a seguire gli allenamenti
a Monteboro, dove c'è il centro sportivo dell'Empoli, e a loro volta anche gli allenatori dell'Empoli vengono a seguire i nostri allenamenti e ci indirizzano secondo le loro direttive, perché chiaramente c'è tutto da imparare con queste società a portare avanti un settore giovanile che naturalmente vorrà collaborare con questa, anzi collaborerà senz'altro con questo nuovo progetto, ma si parla assolutamente, appunto, come ho detto, di collaborazione per fornire i nostri migliori elementi a questa nuova società per ambire nelle categorie juniores, allievi e giovanissimi a poter portare questa nuova società a competere nei campionati regionali di Serie A, chiamiamoli così. Certo. E appunto, diciamo, ecco, la nostra collaborazione è data appunto da questa collaborazione. Ecco, Presidente, alla luce di questo, insomma, soffermandoci un attimo per la prima squadra, molto bello l'aspetto del settore giovanile che poi approfondiremo anche con Luca. Sì. Che scenari ci sono per il prossimo anno? Cioè, il Castello FC è salito di categoria. Sì. Abbiamo aggiunto una... Abbiamo perso. Esatto. Loro hanno guadagnato la promozione e spero che appunto la guadagni anche il Lerchi, dato che è arrivato alla finalissima. E abbiamo, diciamo, con noi benvenuti all'FC Città di Castelli. E poi però c'è anche l'MDL San Secondo che scende dal campionato di promozione. Sì, però diciamo che il campionato di promozione e dovrebbe ripartire dalla prima categoria, però ecco, appunto, dato che c'è questa fusione per la costituzione di una nuova società che porti appunto il nome di Città di Castello a livelli diciamo più alti, a rinverdire le vecchie glorie, le vecchie situazioni di una volta, e anche lì la Madonna del Latte e il San Secondo fondendosi con il Lerchi costituiranno una nuova società e a livello di settore giovanile noi siamo ben disposti a collaborare con Madonna del Latte e San Secondo. Chiarissimo il presidente Giorgio Bettacchioli. Luca Marini, a questo punto, prima di tornare sul settore giovanile, che è un aspetto molto interessante, poi l'Empoli Calcio, come diceva giustamente il presidente, è una delle società più importanti a livello di vivaio, però ha fatto delle dichiarazioni ben precise: il Cervara è fuori dal progetto che riguarda la prima squadra, siamo un'entità autonoma e rimaniamo autonomi. Quali sono gli scenari a questo punto? Rifacciamo un attimo il riepilogo: Castello FC da una parte e tutto il resto al netto del Cervara dall'altra, in un'unica entità? No, ripetimi, scusa. Castello FC da una parte e tutte le altre, cioè San Lorenzo Lerchi, Madonna del Latte, San Secondo dall'altra, al netto del Cervara che ce l'ha dichiarato questa sera in maniera ufficiale, il presidente rimarrà un'entità autonoma. Ma diciamo, quello che ha detto il presidente Bettacchioli era quello che era già stato pianificato già da novembre, dicembre del 2017, quindi il Cervara, diciamo, ha sempre dato la massima disponibilità per quanto riguarda il settore giovanile, di cui ne faccio anche un plauso, perché diciamo in questi mesi di inattività mia ho potuto vedere diverse tre giovanili. Come dice il presidente, il Cervara io credo che stia facendo dei passi veramente ottimi sul settore giovanile, sia come formazione professionale dei tecnici, ma sia proprio come gruppi di ragazzi. Ma il Cervara ha sempre detto che partecipava al progetto nel settore giovanile, ma rimaneva, diciamo, come prima squadra diciamo nella loro entità. Per quanto riguarda le altre due società, l'MDL e il San Lorenzo Lerchi, era un discorso partito da dicembre, credo che, diciamo, ci sia stato un prolungamento sotto l'aspetto di conformazione societaria derivato dalle ultime partite che si stanno facendo, ma era stato ben chiaro il fatto che erano le due entità che si sarebbero dovute, diciamo, unire, senza precludere tra l'altro anche, diciamo, l'apporto di altre società. In questo momento, come dice tu, FC Castello è salita in prima categoria, ma nulla vieta che anche l'FC Castello potrebbe far parte di questo progetto, anche perché
è un progetto che dovrebbe in qualche modo rafforzare sia aspetti economici, aspetti qualitativi, aspetti di categoria, per riportare un attimino il blasone di queste città, perché no, ritorniamo al discorso che facevamo prima, l'Umbertide no, è scesa giù, il Castello è sceso in categorie basse, capiamo anche che diciamo che tutte queste squadre in prima categoria, in promozione, si possono considerare anche un dispendio economico, perché cinque società di prima categoria è normale che cioè le sponsorizzazioni, le forze economiche sono tutte dello stesso luogo, cioè è difficile trovare dei sponsor che vengono da fuori per aiutare, quindi l'aggregazione di alcune società, non siamo noi in questo territorio a inventarlo, ma diciamo è molto frequente in altre regioni, perché come dicevamo prima a microfoni spenti, ci sono società che per arrivare diciamo a giugno con i conti in regola, con tutto quello che si è detto rispettato, bisogna fare dei grossi sospironi. Quindi questo diciamo di aggregarsi tra società per finalizzare un obiettivo con vedute più ampie, credo che secondo me gestito in modo intelligente, in modo equilibrato, senza egocentrismi, perché sono quelli che poi i progetti vengono molte volte non portati a termine per egocentrismi, non per altro, perché sennò la finalizzazione, chi ama lo sport lo vive con passione, e qualche volta chi ha giocato a calcio sa che ci sono dei momenti che bisogna mettere l'umiltà davanti a tutto, bisogna prendere delle sconfitte da squadre che magari pensavi che erano nettamente inferiori a te, ma tutto questo qui porta di obiettivi a tutto il gruppo delle conformazioni di queste società. E l'aspetto del campanilismo come lo vedi? Però campanilismo se in questa situazione se campanilismo siamo tutti sullo stesso comune, perché sono potrebbero trovarsi situazioni in cui ci sono cinque società del comune di Città di Castello che fanno la prima categoria. Non erro, credo. Sì, mi auguro che l'Erchi riesca a fare il passo per la promozione, perché no, come giusto compimento del sacrificio tutto l'anno. Quindi capisci benissimo che il campanilismo a quel punto, con minimo, come ho detto prima, di umiltà, non credo che sia poi così difficile, anche perché tutto sommato abbiamo uno stadio comunale che ce l'invidiano in tutta l'Umbria e diventa difficile pensare che ci siano partite ad alti livelli lì. Io ti dico, sono ottimista in queste aggregazioni, non solo dell'MDL San Secondo San Lorenzo Recchi, ma anche di altre entità, e non escluderei anche alcune sorprese. Per esempio? A questo punto lo so, però non escluderei anche alcune sorprese, perché diciamo io credo che questo periodo della stagione gli addetti ai lavori sono tutti quanti finiti, chi ha lottato per doversi salvare, chi ha lottato per dover vincere il campionato, chi ha lottato come dirigenti per portare a termine i compiti, non sbaglio, cioè sono tutti d'accordo qui. Lo dico per esperienze personali, quindi credo che sui prossimi 15-20 giorni con attimo di pacatezza, con attimo diciamo di tranquillità mentale, credo che ci siano spiragli anche notevoli per anche novità, diciamo, per ampliare quello che abbiamo detto adesso. Credo che possa uscire anche qualcosa di nuovo. Ma anche al di fuori dei confini comunali o sempre rimanendo all'interno della città? Io credo che abbiamo un bacino di settore giovanile che raggruppa qualcosa come 500-600 ragazzi nel bacino di Città di Castello. È impensabile che su 500-600 ragazzi non se ne trovino, io non dico 18 ventesimi di una rosa che possa diciamo conformare una squadra di eccellenza o di interregionale o di promozione, ma su 600 ragazzi io credo che 10-11 diciottesimi o ventesimi di una rosa devono essere del posto. Questo perché sicuramente porterebbe più gente allo stadio, perché come abbiamo visto nei derby, io ho visto partite di prima categoria, i mister me lo possono confermare, no? Con 300, 400, 500, cosa che io me li ricordo allo stadio, ma sulle partite quando giocavi tu Federico, forse, no? Però quindi questo perché ti dico, la gente viene allo stadio se ha entusiasmo, se c'è passione, se c'è
se ci sono figli, nipoti. Figli, nipoti, è vero, Federico, figli, nipoti, ma soprattutto, del gente del posto. E quindi credo che sia impossibile che su tutti questi settori giovanili, da Cerbar, MDL, FC Castello, San Biagio Promano, cioè ci sono 500-600 ragazzi che non è impossibile. Se noi riusciamo a fare questo qui, e ci vuole umiltà, certo. E ci vuole umiltà, perché sennò diventa difficile, non sicuramente nazionale popolare, ma ci vuole un gruppo dirigenziale solido, con le idee chiare, con i ruoli ben definiti. Noi secondo me a Città di Castello potremmo riportare il calcio a dei blasoni alti con dei costi contenuti. Se non prendiamo questa strada qui, continueremo come abbiamo fatto gli ultimi anni a soffrire tutti quanti, però con progetti non triennali oppure con vedute di eccellenza interregionale, ma andare avanti anno per anno come giusto che sia, purché la faccia da padrone la passione, certo. Lo sport, la volontà, la purezza di quello che è il calcio, senza complicarsi con troppi pensieri strani. Per le novità dovrei aspettare. Aspettiamo allora qualche settimana, Luca, poi torneremo naturalmente o qui dall'amico Marco o altrove per entrare nello specifico di questo argomento. Però io vorrei capire dal presidente Giorgio Bettacchioli se questa entità, che chiamiamo Città di Castello, questa nuova entità, possa giocare in promozione il prossimo anno o in prima categoria. Ma io mi auguro che possa arrivare all'obiettivo che si erano prefissi appunto con questa fusione già dal novembre-dicembre dell'anno scorso. Io appunto spero che a questo punto il Lerchi possa riuscire a vincere la finalissima. Non so, gioca Castiglione Macchie, credo la finalissima. Dopodiché io credo che il progetto vada avanti ugualmente per quello che riguarda, indipendentemente dai risultati. Però io faccio un grosso in bocca al lupo a Lerchi affinché possa riuscire in questa sua, chiamiamola impresa, ma diciamo è una volontà che hanno tutti, sia il paese, sia diciamo Madonna del Latte, Città di Castello, tutto quanto. Assolutamente, e questo è condivisibile. Un augurio naturalmente a San Lorenzo Lerchi. A questo punto credo che in questo rush finale di trasmissione torneremo a parlare della fusione, torneremo a parlare naturalmente dei vari temi che riguardano anche il settore giovanile con Giovani in Vetrina, però dobbiamo aprire un po' anche il calciomercato, perché saremo anche quest'anno gli unici in Umbria a fare questo speciale calciomercato, una serie di puntate, di approfondimenti, di trattative in tempo reale. Ora ci saranno delle novità quest'estate, ve lo dico, ve lo anticipo già da ora, insomma, in tempo reale alcune trattative che vi daremo in esclusiva su TRG, però non voglio anticiparvi troppo, rimanete con noi, seguiteci anche nelle prossime settimane. Presidente, un assaggio del calciomercato del Cerbara, qualche riconferma siamo riusciti a strappargliela, tipo il mister, giusto? Io diciamo che il campionato è finito da troppo poco tempo per le decisioni, un attimino come muoversi durante questo periodo estivo prima dell'inizio del campionato, ripeto, è un pochino presto. Per quello che concerne il mister, ha fatto molto bene, e dobbiamo considerare anche il fatto che quest'anno aveva addirittura due squadre, la prima squadra e la juniores, ed è riuscito nel duplice intento di portare di mantenere la categoria di A2 regionale per quello che riguarda la juniores, e diciamo di fare un ottimo campionato appunto arrivando al quinto posto con la prima squadra. Ora per quello che riguarda i nostri giocatori non credo non ci sia nessun problema, perché sono tutti del nostro settore giovanile, ad esclusione di due o tre elementi, i quali hanno già espresso il desiderio di rimanere con noi, e noi li terremo molto volentieri. Chiarissimo il presidente, poi vedremo, lo rinviteremo a speciale calciomercato per tirare un po' le redini. Riccardo Bruschi ripartirà da Monte Acuto, dal Monte Acuto, da Umbertide? Non lo so sinceramente, io so che so che si vedono oggi, c'è il consiglio oggi, decideranno e poi dopo parleremo.
parleremo tranquillamente. Anche perché ci sono voci di corridoio che ti vedrebbero in altri club di Umbertide. Smentisci, confermi o tutto ancora embrionale? Non confermo nulla. Non confermo nulla, no, per ora non c'è niente. Il campionato, come ha detto il presidente, è finito da troppo poco tempo per noi, poi ancora meno più che per il Cervara, quindi vedremo adesso, vedremo quello che deciderà il Monte Acuto e poi dopo vedremo un attimino. Angelo Montanucci, non è mica il calzolaro che cerca Riccardo Bruschi, giusto? Ma non me ne voglia, ma noi abbiamo iniziato un progetto l'anno scorso, se come società riusciremo ad andare avanti, perché come mi sembra di sentire un po' in giro, i problemi non sono solo al calzolaro, ma penso che sono un po' dappertutto, e noi continueremo quel progetto con mister Granci se la sua disponibilità sarà ancora per rimanere con noi. Poi, per quanto riguarda la nostra società, posso anticiparvi che forse alla metà di giugno, adesso dobbiamo stabilire il giorno con precisione, faremo una festa, chiamiamola così, per i 30 anni della nostra società, e presenteremo anche un libro di questi 30 anni, se ci riusciremo, perché un'altra bella notizia, impegni sono tanti, e a farli, come succede spesso, le persone insomma che ti danno una mano magari latitano un po'. Ma penso, tanto questo è il discorso che succede in tutte le società. L'importante è riuscire a fare qualcosa per poter rimanere diciamo attivi in questa realtà. E poi chiudo. La nostra società, io faccio un plauso se qualche società veramente fa il discorso delle fusioni, specialmente laddove, come giustamente dicevano, nelle realtà come Città di Castello. Io prima ho detto di Umberti, ma Città di Castello, non ci scordiamo che ha vinto un campionato di seconda categoria, una squadra che ha giocato in Serie C negli anni 70, adesso la butto là così, non mi ricordo preciso gli anni, ma insomma quando Marini e Ripi e compagnia giocavano, cioè facevano altro, perciò si meritano altri palcoscenici, non ultimo perché hanno un impianto favoloso, insomma, ma per questo una cittadina con 40-50 mila abitanti, secondo me, come è successo a Foligno, si meritano altri palcoscenici. Per quanto riguarda invece la nostra società, io faccio sempre l'esempio del calzolare. Il calzolare è nato per sistemare, diciamo, un'area 30 anni fa, e penso che in questi 30 anni sia riuscito nell'intento non solo di fare calcio, ma di fare un'aggregazione che insieme al calcio ha fatto crescere questa comunità. Adesso forse ci sono purtroppo anche qualche altro problema, però noi vorremmo continuare a parlare e a fare calcio, e non solo, quello che abbiamo fatto finora. Angelo, parliamo anche di calciomercato, perché bellissima iniziativa il libro e vorremmo essere presenti a testimoniarlo nel caso fosse possibile, mi prendo questo impegno, però si parla anche di mercato. Ora abbiamo il DS, insomma, Marco Volpelli che è dietro le quinte, però c'è qualche nome che sta circolando importante. Li fai tu o li faccio io? No, i nomi non li posso fare, perché noi domani sera ci vediamo come società. Sì. Cerchiamo di chiudere. Però nella lista dei desideri. Nella lista di desideri ce ne sarebbero tanti, ma io penso che il nostro desiderio più importante, io adesso non vorrei cavalcare, ma a una cena un mese e mezzo fa mi è venuto, parlavo con un dirigente del Montone, sì. Gli ho detto la cosa più bella che quest'anno, fino a marzo, gli ho detto, perciò era verso la fine di marzo, che questa società, ti dico, che può avere, che c'ha un conto corrente in banca non negativo, e penso che questa sia stata la cosa più, cioè quest'anno sia la cosa più importante di questa società. Poi probabilmente qualcuno dirà, ma perché bisogna i bilanci, bisogna cominciare a guardarci, perché nessuno dopo il volontariato, ma il volontariato o l'azionariato, di come parli tu di, cioè, sono voci naturalmente che circolano, però è un'altra cosa.
Senti Angelo, un voto al guerriero ex allenatore del Calzolaro Andrea Procelli, attualmente alla Virtus San Giustino. Che cosa ti senti dire? Che stasera doveva venire, non se l'è proprio sentita, giustamente lo capiamo, perché io... a caldo probabilmente e naturalmente brucia, anche perché diciamolo, San Giustino miglior difesa del campionato, miglior attacco del campionato, minor numero di sconfitte, poi è arrivata questo KO nel derby contro il Lerchi. Un po' di rammarico noi del Calzolaro ce l'abbiamo, perché purtroppo gli abbiamo portato via, loro con noi hanno preso un punto, e questo probabilmente, però vabbè, questo fa parte del gioco del calcio. A me dispiace di Procelli, perché Procelli con noi, lui ci ha dato, noi avremmo dato tanto, ma lui ha dato altrettanto a questa società. Un voto da 1 a 10 quindi all'annata di Andrea, su più che sufficiente, più diciamo un voto vicino all'8. Concludiamo a questo punto, visto che siamo ai titoli di coda, con il futuro di Federico Barontini. Sarà sulla panchina del Selci o anche qui ci sono comunque delle voci, delle trattative, probabilmente ancora embrionali, qualche sondaggio fatto mi risulta anche in altre squadre di promozione? Prossimo anno ufficialmente sarò ancora sulla panchina del Selci. Oh, una buona notizia con la quale concludiamo. Noi, concludendo il campionato, insomma, il 29 aprile, la società si è messa subito al lavoro e ha deciso per la mia riconferma, ci siamo trovati d'accordo, ci è voluto veramente poco, perché a Selci ci sono degli incarichi, dei ruoli ben precisi che sono stati rispettati, abbiamo fatto calcio nella maniera giusta, altrimenti non avremmo vinto questo campionato, al di là della bravura dei giocatori e della bravura o meno del mister e la società che indirizza le stagioni. E a Selci sono stati bravissimi, dalla presidente ai direttori, a tutti, al magazziniere, tutti quelli che gravitavano intorno alla squadra, non per ultimo i tifosi. Quindi sarò a Selci, adesso ci metteremo giù, questa è la notizia di venerdì, quindi di pochi giorni, e già oggi con i direttori, con Pierini e con Briganti, abbiamo fatto una lista di giocatori che ci interessano, di quelli che vorremmo riconfermare, quindi già credo da domani insomma saremo operativi. Chiarissimo Federico, grazie per questa notizia. Concludiamo così questo speciale dedicato alla prima categoria, il girone A ai Raggi X. Io ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti: Luca Marini, Federico Barontini, Angelo Montanucci, Riccardo Bruschi, il presidente Giorgio Bettacchioli. Ringrazio naturalmente Marco che ci ha ospitato questa sera presso la trattoria da Volpelli, la nostra regia composta da Matteo Marzella e i suoi collaboratori. L'appuntamento, se vorrete, per la prossima settimana. Torniamo puntuali il giovedì sera per le repliche. Avete veramente l'imbarazzo della scelta a partire da domani sera, doppio appuntamento alle ore 15 sul canale 11, alle ore 21:15 sul canale 111, poi torniamo anche la domenica pomeriggio a partire dalle ore 14:45 dal canale 11. Seguiteci anche su YouTube, sui vari social media, e a questo punto non mi resta che ringraziare e salutare tutti qui dalla trattoria da Volpelli. Un cordiale buonasera da Antonio Palazzetti.
Michael e Ilaria, 40 anni in due, con la loro freschezza giovanile sono per i clienti il terzo luogo tra il lavoro e la famiglia. Per questo al Caffè Revolution c'è l'atmosfera giusta per rincasare con il buon umore. Il Caffè Revolution è in via Pomarancio 8 ad Umbertide, zona Grattacielo.